Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo sarà l'ultimo, presumo, video. Dico ultimo perché, beh, intanto su i cibi finiti, insomma, un top e flop dei cibi finiti. Dico ultimo perché ho notato che non ha avuto un grosso riscontro, insomma, probabilmente più di tanto non vi piace. In più perché mi sento molto accumulatrice seriale, tipo sepolti in casa, no? Quindi direi basta, almeno che non me le chiedete di fare qualche collaborazione o okay, che, allora è un discorso, ma poi se viene fuori il caldo ho anche paura che poi cominci a puzzare la roba ferma lì così di cibo, quindi ripeto, a meno che non mi fa qualcuno di voi non voglia fare un video insieme, altrimenti non ho più intenzione di farlo. Sulle labbra, spesso mi dite che bel trucco, che non bel trucco, allora ogni tanto magari quando mi viene in mente vi dico che cosa indosso. Allora, sulle labbra sta venendo via, cioè come vedete in mezzo comincia ad esserci un buchetto, ma tenete presente che sono le una esatte e io ce l'ho su dalle 7:30 della mattina. Ho bevuto il caffè, ho spupazzato baciando un cane, c'è una cagnolina che non sta tanto bene, quindi quando tremava ero lì che la sbaciucchiavo e devo dire che insomma dai, tutto sommato. Ed è questo qua, l'Absolute Lasting Liquid Lipstick di Deborah, il numero 11. Devo dire che questa tipologia qua di rossetti sono i miei preferiti in assoluto perché intanto, cioè guardate, praticamente è zero trans, quindi non rimane neanche su, sì, forse a malapena, ma perché ho schiacciato abuso, se no anche sulle tazze, a parte che adesso si seccano, quando poi sta quasi per andare via la tinta fa un po' di mollo, per intenderci, un po' di liquidino, altrimenti se no sono secche e non le lasciate neanche sulla tazza. Io ho il terrore quando vado a bere il caffè con i colleghi di lasciare il segno del rossetto sulla tazza, che è una cosa che odio, e questa qua è una bomba, devo dire che sono perfette quasi, però non metto il lucido perché ho notato che se metto il lucido dura meno. Per quanto riguarda invece il trucco occhi, allora ho la matita di Kiko, la numero 403, chissà se le fanno ancora. In più ho al centro dell'occhio della Gingerbread della Too Faced, ho il colore Bake It Till You Make It, un casino di colore comunque. Questo qui ve lo faccio vedere swatchato, che è una bomba, ragazze. Veramente non so perché non l'ho mai usato come colore, ho usato tutti gli altri colori, questa no. Su tutto il resto dell'occhio ho la Golden Bar di I Love Makeup e praticamente ho usato questo prima dopo il primer su tutto l'occhio per far assorbire un po' l'appiccicaticcio del primer. E in più ho usato questo marrone qua scuro, vi faccio tutti e due gli swatch, il marrone scuro che ho nella piega e questo invece l'ho usato come base, che appunto è un po' solo di scintillante e basta. Ok, veniamo a noi. Allora, ho finito i quadrotti del Granduca, sono cubetti di grana, li ho presi all'S lunga, ragazze, se li trovate anche in offerta prendeteli perché sono buonissimi, noi gli stra-adoriamo veramente, sono tre etti. Poi della Lidl ho finito questa confezione qua di frutta secca mista, ci sono anacardi, vediamo se c'è scritto, noci, nocciole, noci di acajou e mandorle pelate, buone veramente. Scusate, sono ancora così. Le abbiamo portate in gita, le porto al lavoro, le mangiamo come spuntino, quindi stupende, duetti, durano un sacco e in offerta costano poco. Vedete che, ah no, questo perché sennò anche di questa marca qua prendo i quadrotti. Questo è il Grana Padano DOP grattugiato, antichi mestieri, lo trovate alla Lidl. Devo dire che rispetto a quelli dell'MD, durano di più perché quello dell'MD una volta aperto dura pochissimo e poi comincia a fare la muffa. Questo qua me l'ero dimenticato in frigo. Non penso sia una cosa buona perché probabilmente ha dei conservanti, negli ingredienti non ci sono, però di solito quando durano tanto. Tra le altre, ho fatto anche qua dalle mie parti perché dice di cerea, quindi è proprio mio del Veneto. Comunque, rispetto a quello dell'MD, questo qua me l'ero dimenticata e non era 00 muffa, era ancora perfetto. Ho finito lo yogurt alla stracciatella dell'Esselunga, me l'avevate chiesto se era buono o non era buono, buono.
Non troppo zuccherato, non troppo dolce, quindi a me è piaciuto tanto e c'erano proprio i pezzettoni di cioccolato. Ho finito le gallette con il cocco sopra della Lidl. Io le trovo un po' indigeste, nel senso buone, le ho ricomprate, però faccio fatica a digerirle. Non so, fatemi sapere anche voi se è così o no. Che schifo, cioè tutto appiccicoso, metterò la busta a lavare. Ho finito il Kinder fetta al latte, questa qua nuova con yogurt e mirtillo e cranberry. Ragazze, è buonissimo, andate a prenderla perché è buona, 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 non è per niente dolce, ha quell'acidulo del mirtillo e anche a mio amoroso è piaciuta tantissimo. Ho finito la barretta del DM, questa qua è quella all'amaranto. Ha un gusto strano, però è buona, la compro sempre quando vado. Le patatine della Lidl con i di mais con formaggio e bacon, una bomba, una bomba. Poi ho finito i bocconcini di orzo, farro, piselli e provoloni della linea My Veggie nel reparto surgelati della Lidl. Ragazze, non pensavo, ma sono buonissimi. Li abbiamo mangiati a pranzo e devo dire che sono veramente buoni. Sono fatti bene perché non hanno glucosio, olio di palma, colza o chi più ne ha più ne metta. E sono fatti proprio di verdure perché contiene a parte i cereali precotti, poi ci sono zucchine, patate, piselli, spinaci, formaggio provolone. Quindi ottimo, comprateli anche se non siete vegani, vegetariani o okay, che, perché sono fantastiche. Poi ho finito lo spec dell'Alto Adige di Esselunga. A me sinceramente non è piaciuto tanto. L'ho trovato un po' secco, ma più che altro non aveva tanto gusto, ecco, non era molto gustoso. Dell'Equilibrium di AI ho finito il petto di pollo. Noi questo lo adoriamo veramente. Io poi in particolare perché spesso a pranzo con un po' di valeriana è il pranzo perfetto. Bresaola della Valtellina, IGP, presa al Lidl se non sbaglio, fresche fette, mi pare di sì, o forse all'Eurospin, non mi ricordo, aiutatemi, non male. Il culatello affettato della Lidl della linea Deluxe, questo non mi è piaciuto perché non sapeva da niente praticamente. Le fette di Lerdammer, il fondente, ragazze, mamma che buone, veramente si sente un sacco, nel senso che il gusto sovrasta anche gli altri gusti, però buonissimo, si scioglie alla perfezione. Poi ho finito la sanguinella arancia rossa, non ho ricordo di dove io possa averla comprata, senza artene parte, insomma, da fare aperitivo, ecco. Poi ho finito un altro, vedete, all'amaranto del DM. Ho finito questo tè qua dell'erba matè, l'ho preso all'Esselunga. Ha un sacco di proprietà che adesso io non so veramente, so che tipo rinforza le difese, depura, fa fare la pipì, una serie di cose. E devo dire che effettivamente io la cosa principale che ho visto è che vado in bagno un sacco di volte. Tè verde al limone, matè. Yerba mate bio, mirto limone bio, tè verde fair trade e bio. Insomma, lo trovate all'Esselunga. Il gusto è veramente buono, a me piace. Lascia un po' di fondi rispetto agli altri tè, però devo dire che è molto buono. Poi ho finito il pan bauletto di grano duro della Lidl. Non male, insomma, se vi trovate lì e siete senza pane, compratelo, vero? Non è questo spettacolo, ma ne ho mangiati di peggiori. Poi ho finito vari succhi. Questo è il frullato mela, uva, fragola, ribes nero e more della Sole Vita. Sapete che li adoro, sono senza zuccheri né niente. Questo è ananas, banana, cocco e mango, è buonissimo. È proprio super mega estivo. E ho finito anche la spremuta d'arancio. Sapete che è il mio must have di quando vado a Lido. Non so più dove mettere le robe. Quanta plastica, signore. Oh signore, mamma mia, siamo sommersi dalla plastica. Queste me le ha date mia mamma, sono i tostarelli di Camut. Sono una roba spaziale, non ho idea di dove l'abbia presi, ma devo dirglielo perché devo chiederglielo perché sono buoni, 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 buoni. Ho finito la crema al cioccolato della Valsoia, non pensavo fosse così buona, nel senso che ho detto mamma chissà che schifezza, perché ha la fibra di soia eccetera eccetera, invece è molto buona. Peccato che al primo posto ha lo zucchero, però purtroppo questa è, come Olic,
e grassi vegetali, contiene il burro di cacao e olio di girasole, quindi comunque è fatta bene, è veramente buona. Se la trovate in offerta prendetela perché non sa per niente né da soia né da niente come pensavo. Poi ho finito la composta di cipolla rossa abbinata ai quadratini di grana, ragazze, è stupenda. Dell'Agrifon, per chi è di Verona fateci un salto perché vale la pena. E buona, veramente. Cioè, noi praticamente prendevamo una cucchiaiata di composta e la buttavamo sopra al formaggio grana. La cedrata, penso siano del DM questi qua, se non sbaglio. Non male, insomma. Ripeto, per aperitivo carino. E poi ho finito il riso al latte alla cannella. Ragazze, questo mi è piaciuto un sacco. Però, se non vi piace la cannella, lasciate perdere della Milbona, quindi della Lidl, perché sa un sacco di cannella, veramente. E come ingredienti era quello che aveva meno schifezze in assoluto, nel senso che ha solo lo zucchero, mentre gli altri avevano sciroppo di glucosa e quant'altro, ecco perché ho preso la cannella. Però ripeto, se non vi piace tanto il gusto della cannella, lasciate stare perché è proprio la cosa principale che ci sia qua dentro. Bene ragazzi, se poi voi comunque volete lo stesso questi video, alcuni di voi così, sapete che se me lo chiedete poi io comunque cerco sempre di accontentarvi, quindi andate tranquilli, ecco. Vi mando un bacio.